Signor Professore, scusi se faccio il viso, considerato che nessuno parte. Io vorrei parlare un attimino con lei dei rapporti con la scuola, rapporti intesi sia con i singoli operatori dell'informazione, sia con le testate, prescindendo dall'importanza che le testate stesse rappresentano nel panorama dell'informazione e della comunicazione. Ecco, in passato è successo, ecco perché mi permetto di sollevare questo problema anche a nome di qualche collega che forse vorrebbe farlo, ma in questo momento forse non ha, non dico il coraggio, ma chiaramente ha una certa soggezione a sollevare, a sollevare tale questione. Rapporti con la stampa, in passato c'è stato qualche problema con preferenza nei confronti di qualcuno. Io dico questo, mi consente, questo non è il mio biglietto da visita assolutamente. Permetto di dire questo. La notizia è di tutti. La confidenza appartiene ai singoli o ai rapporti che ha il funzionario di polizia con il singolo giornalista. Io le chiedo, almeno per quanto mi riguarda, che tutta la stampa venga trattata allo stesso modo. Scusi se, lei ha detto se, una cosa... se mi permetto di sollevare, perché tante volte abbiamo delle notizie che escono già sugli organi di informazione. Io lavoro tra le altre testate in collaborazione con l'Agenzia Italia, con l'AGI, che conoscerà sicuramente bene, e mi vedo le notizie sulla concorrenza. Nulla di particolare o di personale nei confronti dei bravi colleghi, però gradirei che anche i numeri di telefono di chi come me, non sono soltanto io, squillino. Nel momento in cui ci sono delle operazioni di interesse nazionale, di interesse locale, di interesse sociale, la più dopo. Quello che ha detto è condivisibile, e quindi diciamo cose scontate, perché certamente... Lei le dice, io no. Io mi sento una vittima, che come me tanti altri colleghi, del vecchio sistema della questura. Non si deve sentire vittima, perché qua abbiamo tutti un obiettivo da raggiungere. Io sono molto, diciamo, pratico di questi rapporti con la stampa, avendo fatto squadra mobile, quindi immagino i rapporti che uno può mantenere. Sono abbastanza conosciuto, tutti sanno chi mi conosce, basta che lei si informi nei posti dove sono stato e lei si accorgerà come ho agito io. A volte può succedere quello che dice lei, ma non succede perché chi deve dare una notizia, per esempio il capo della mobile che deve fare, o il questore che deve fare un comunicato stampa, deve dare, ecco, avvisare un po' tutti. Voi sapete benissimo che ci possono essere mille modi per poter capire qualche piccola cosa e quindi poter avere, diciamo, la sfrontatezza poi di lanciarla. E quando è successo pure a me, che io prima ancora di fare il comunicato stampa qualcuno già la sapeva, e mi ha dato molto fastidio questo. Però tra il dolo, diciamo, del funzionario e la sbavatura che ci può essere nell'ambito della gestione dell'informazione, io vi prego di considerarla sempre come sbavatura. Se c'è il dolo è un'altra cosa, quello va colpito. Ma anche il codazzo, quando c'è un'operazione, i prescelti che fanno parte del codazzo in un'operazione importante. Questo non deve succedere, perché l'operazione, l'informazione è un'informazione, siamo un paese democratico, è patrimonio di tutti. Quindi non condivido io il discorso di privilegiare, però mi rendo conto che a volte le sbavature ci possono essere. È l'importante che non sia un dolosa, ma la sbavatura, sinceramente, siamo in un paese aperto, non è difficile, a volte voi tutti sapete fare il vostro mestiere e sapete a volte come fare per arrivare ad avere la notiziola, va bene, che può benissimo sfuggire a quello che è il controllo del vertice dell'amministrazione, che può essere il mio, può essere quello del capo della squadra mobile o quello del vicario, ma sono delle sbavature e tale devono restare. Ma il principio, di cui io sono perfettamente consapevole di questo e condivido quello che dice lei, e sono d'accordo su questo, cioè dire che la notizia è un bene che riguarda la comunità e voi che avete, diciamo, il compito di diramarla dovete averla tutta a pieno titolo. Quindi su questo dovete stare tranquilli. Mi dispiace averle sollevato. Assolutamente, guarda, non deve nessun dispiacere, lei non deve dispiacere, perché so che è importante. Noi sai come diciamo, fatti avanti amicizia lunga, si dice anche da voi. Quindi abbiamo cose in comune. Allora evitiamo di dircele queste cose, perché sappiamo bene come comportarsi. Siamo tra di noi oggi.
certo, lo diremo. Prego, prego. Buongiorno, sono Diano dell'Agenzia, benvenuto intanto. Grazie. Le volevo chiedere, scusi, c'è una struttura della Polizia di Stato ad Arghillà Nord, nella periferia nord, verso Villa San Giovanni, che è stata completata, lo saprei, lì c'è scritto Polizia di Stato, da qualche anno, ed è in un quartiere ad alto rischio sociale. C'è stata una evacuazione di massa dei rom che prima erano in un quartiere del centro storico e sono stati spostati in questa periferia. Naturalmente lì abitano anche, oltre qualche centinaio di persone a rischio sociale, qualche migliaio di persone normali. Io sono portavoce di qualche istanza che sento parlando con queste persone, hanno detto: qua abbiamo un problema, se ne hai occasione inserisci pubblicamente. Non che ci sia una carenza in controlli, perché comunque la volante c'è, ma lì proprio forse, naturalmente tenendo conto anche delle esigenze finanziarie, non lo so, e loro qua, i suoi dirigenti stanno conoscono bene la situazione, c'è una commistione micro-macro di tutto rilievo, per evitare che, diciamo, il tasso di vivibilità, se è possibile, capire come è possibile implementare i servizi, perché ci sono continuamente situazioni di microcriminalità che magari non vengono manco denunciate, non per paura. Ho capito, ho colto il messaggio, non per dare la possibilità di approfondire. Come dire, sottovalutare il controllo del territorio, perché in quella zona sono state fatte importanti operazioni di grande livello investigativo. Però se un cittadino normale, magari, ma è meglio se ogni tanto qualcuno la consideri più una segnalazione di servizio. Perdonate se mi sono... Beh, c'è qualche altra richiesta? Qualche altro chiarimento? Dirci quale operazione farà stanotte, domani, per esempio, così ci prepariamo. Ah, giusto, vedo che siamo tutti presenti. Siamo tutti presenti, così. Beh, dateci la possibilità di inquadrare la situazione. E penso che ci sarà una continuità all'attività di polizia, all'attività della gestione della sicurezza di questa provincia. Io sono contentissimo di essere venuto a Reggio Calabria, non vengo qua col magone, e vengo qua contento, e questo sicuramente sarà positivo, perché comunque quando uno ha la possibilità di esprimersi in un territorio dove veramente si può esprimere e dove comunque viene con una certa, diciamo, allegria, contentezza e soddisfazione, io penso che i risultati saranno, diciamo, migliori. Io vi ringrazio a tutti voi per questa attenzione che mi avete prestato. I rapporti, penso e ritengo, sono sicuro, saranno sempre lineari. Se qualche sbavatura c'è, ne discutiamo, e spero di darvi a più presto delle soddisfazioni. Grazie per l'attenzione. Buon lavoro.